veniamo ai nostri posti di Giacobbe, dove bevono anche gli animali. Posto di Giacobbe che non è nominato nelle scritture del Vecchio Testamento, pur essendo un posto celebre, ma certamente porta il nome del grande patriarca, perché fu scavato da lui oppure dai suoi discendenti, non sappiamo, un posto di Giacobbe. Tutti siamo al posto di Giacobbe, quella samaritana, tutti portiamo la nostra brocca per attingere, tutti abbiamo avuto un po' tanti mariti, entriamo nella storia personale, ma dietro la storia personale c'è la storia di Israele, come vi dirà forse la sua sorella, il sole. Le 4, 5 sì, prevaricazioni di Israele con i 5 mariti, ma nella nostra storia personale c'è sempre qualche prevaricazione, ma lei si è occulta e da tutti perciò possiamo ritrovarci al posto di Giacobbe con le nostre brocche, però dobbiamo lasciare la brocca. Questo è il punto cruciale, come la samaritana, e senza brocca, una volta che abbiamo bevuto l'acqua, perché la samaritana, non dico l'acqua, andare e portare l'acqua a Sicar. I sicareni avevano bevuto l'acqua della samaritana, avevano gustato l'acqua della samaritana, che essa portò nel suo cuore. E scesero dalla fonte, poi Gesù entrò nella città di Sicar e lì fu proclamato salvatore del mondo, è tutto bello il racconto, bisogna dare soltanto questi punti, ma adesso chiedo subito la parola alle mie sorelle. Io vorrei attirare l'attenzione su alcuni particolari, perché Giovanni, quando scrive, è molto meticoloso e ogni frase ha il suo peso. Innanzitutto qui ci troviamo nell'incontro verso mezzogiorno, gli incontri di Gesù. Abbiamo un incontro del mattino con Giovanni, l'incontro con i discepoli alle 4 del pomeriggio, l'incontro a mezzanotte con Nicodemo, l'incontro a mezzogiorno con la samaritana. L'evangelista nota l'ora, perché l'orario ha la sua importanza. Chiaro, con Nicodemo è a mezzanotte, la luce ancora non scende, Gesù è la luce che viene in questo mondo. Invece con la samaritana l'incontro è a mezzogiorno, due situazioni diverse, quella di Nicodemo e quella della samaritana. Come diversa la situazione dei discepoli verso sera, quando comincia a tramontare il sole, il Vecchio Testamento che tramonta, e poi i discepoli che dormono la notte e si svegliano al mattino con un nuovo giorno, la luce nuova. Comunque tutto ha un suo significato. Però mi ha fatto impressione questa frase al posto di Giacobbe, che Giacobbe diede a suo figlio Giuseppe. Perché questo inciso? Perché soltanto Giuseppe è stato proclamato salvatore del mondo. E la frase ritorna proprio sulla bocca di Sicareni, che proclama Gesù salvatore del mondo. Due volte Gesù è chiamato salvatore del mondo, cioè in figura di Giuseppe. Tu sei il salvatore del mondo, Giuseppe, che dai il pane per sfamare,
Qui viene chiamato come salvatore del mondo dall'acqua per dissetare. C'è pertanto un richiamo tra la figura di Giuseppe, salvatore del mondo, e la figura di Gesù, salvatore del mondo. Giuseppe che dà il pane e salva il mondo, Gesù che dà l'acqua e salva il mondo. Andiamo al Pozzo di Giacobbe. Il Pozzo di Giacobbe è scavato dalla terra. A questo pozzo bevono gli uomini e gli animali. Scavato dalla terra e serve per gli uomini e per gli animali. Per cui abbiamo due pozzi. Il pozzo della terra, dove c'è l'acqua anche per gli animali. La medesima acqua bevono gli uomini e gli animali, e c'è un pozzo nel cuore di Cristo, da cui non bevono gli animali, ma da cui bevono gli uomini. Gesù ha una frase molto bella: l'acqua che gli darò diventerà sorgente di acqua per chi la beve. Ieri abbiamo citato un testo, testo di Giovanni 7, 37-39, chi ha sete venga a me, beva chiunque crede in me, perché come dice la scrittura, fiumi di acqua viva scaturiranno dal suo seno. Evidentemente questo dal suo seno è riferito al seno di Cristo, ma qui è riferito al seno di colui che ha ricevuto l'acqua. Ed è il medesimo autore, Giovanni, per cui quando Giovanni dice fiumi d'acqua viva scaturiranno dal suo seno, come dice la scrittura, c'è anche recondito quello che ha detto in antecedenza, capitolo 4 della Samaritana: fiumi di acqua viva scaturiscono dal seno di colui che riceve quest'acqua, dello Spirito. Lo Spirito che esce dal seno di Cristo esce anche dal seno di coloro che ricevono lo Spirito di Cristo. Ognuno di noi può diventare sorgente di acqua viva. Per cui chi beve lo Spirito è come Cristo che dà l'acqua. La Samaritana diventa sorgente d'acqua. Questo è meraviglioso. Cristo darà lo Spirito, capitolo 7, e darà l'acqua nel suo Spirito, però quest'acqua che disseta diventa anche fiume di acqua viva per gli altri. Ognuno di noi deve diventare fiume di acqua viva. Ognuno di noi deve essere portatore dello Spirito, portatore della verità. E questi sono i veri adoratori del Padre. Noi abbiamo Cristo verità e abbiamo lo Spirito, che è lo Spirito di Cristo. Siamo i veri adoratori del Padre, i veri adoratori del nuovo regno. E questa prima osservazione che ho voluto fare. Un'altra osservazione possiamo farla su questa donna, una donna scaltra, mette in difficoltà Gesù, cerca di mettere in difficoltà Gesù, cerca di sviare il discorso. Quando Gesù accenna ai mariti, tronca il discorso. Non deve entrare nella mia vita privata. Ancora la luce non è entrata, la luce di mezzogiorno. Questa fa tutto. E sposta abilmente il discorso. So che sei un profeta, come qui. La verità. Siamo noi nella verità, o sono i giudei nella verità? O sul monte Garisim, o sul Gerusalemme che bisogna adorare? È una questione che era all'ordine del giorno,
e per cui cerca di sviare il discorso, Gesù asseconda la Samaritana e la segue nel suo discorso, accondiscende, scende sul terreno della Samaritana, però aggancia la Samaritana al suo terreno e subito c'è il discorso del Messia, la verità. Gesù intanto certifica che la salvezza viene dai giudei e non viene dalla Samaria. I samaritani sono scismatici, invece il vero culto, quello voluto da Dio, è nella Giudea. Ma qui adesso tutto è superato, non ci sono più né giudei né samaritani. Adesso c'è un nuovo culto, il culto del Padre, nello Spirito e nella verità, in Cristo. E la donna adesso scappa che perché Gesù ha rivelato se stesso, la Samaritana non accetta il Messia, ancora non accetta il Messia, ma accetta cammin facendo, è quel cammino della fede, il cammino dell'approccio. Si avvicina a Gesù lentamente, lascia penetrare Gesù lentamente nel suo cuore. So che verrà il Messia, poi ci sarà tutte queste cose. Il Messia sono io, e non ha una risposta. Il cieco, quando sente che Gesù è il Messia, si punta i suoi piedi, lo adora. La Samaritana fugge. Ancora la luce del mezzogiorno non è entrata nella Samaritana, penetra poco a poco, è il cammino della fede. Però Gesù segue la Samaritana e c'è un distacco, vengono i discepoli. E adesso il discorso si volge ai discepoli, però la Samaritana fa il suo corso, Gesù fa il maestro e i discepoli e dice quello che avverrà. Ormai la messa è pronta, gli operai sono pochi. Gesù vede ormai tutto il mondo davanti ai suoi occhi, è entrata la luce, è entrato il loro regno e Gesù già presagisce la venuta dei sicareni. Quando infatti la Samaritana arriva in città, ecco che diventa apostola, e quelli di Sicaro scendono, ed è Gesù che vede questi discepoli suoi che vengono a cercarlo, vedono tutte le nazioni che vengono a cercarlo, vede tutto il mondo in suoi piedi, e per questo che dice ai discepoli che ormai la messa è pronta, gli operai sono pochi. Tutto è bello. Gesù entra in Samaria, scandalo. Gesù era scandaloso, ossia ha gesti scandalosi, nel senso che rompe le tradizioni, degli uomini, ma non rompe nulla nella parola di Dio, perché la parola di Dio si deve adempiere fino all'ultimo iota. Però condanna le tradizioni degli uomini quando noi mettiamo insieme le cose di Dio e le cose nostre. Quelle che facevano gli ebrei mescolavano tradizioni proprie a legge di Dio. Gesù mette distinzione. La legge di Dio è una cosa, le leggi degli uomini sono un'altra cosa. Si ribella alle leggi degli uomini e ribadisce la legge di Dio. Così viene nel discorso, quando sul puro e l'impuro, pensa questo puro e impuro, ormai tutto è sorpassato, sono tradizioni vostre, loro non sull'altare, loro non sull'altare, sono tutte tradizioni vostre, e di queste cose ne fate molte, non siete nella verità. La verità è Lui, la verità è nella legge,
perché la Torah è lui, Gesù, sotto il velo, poi si sciglie il velo e la Torah diventa lui, il Cristo, nel Nuovo Testamento. La Torah del Vecchio Testamento è Gesù stesso, velato però, perché si sarebbero confusi, perché si sarebbero abbagliati. Mosè pertanto ha bisogno di mettere il velo, la Torah è il velo, ma il velo del Verbo incarnato. Gesù toglie il velo, comparisce con questo velo molto, ma la legge è sempre quella, la legge dello Spirito, la legge vera, quella che vuole il Padre. E adesso incomincia la nuova adorazione, gli spiriti e verità, perché il velo si sta rompendo. Ecco, ogni parola di questo discorso che fa Gesù è una parola che svela la verità. Tocca a noi leggere attentamente il Vangelo, leggere la parola di Dio, perché quello che è nascosto nei Vangeli si riveli a noi così lentamente, e così noi possiamo entrare nella luce del mezzogiorno e proclamare che Gesù è il Salvatore del mondo, il Salvatore nostro. Ecco, abbiamo visto la Samaritana al pozzo, nell'ambito delle donne ai pozzi, perché dove c'è il pozzo, lì c'è la donna. L'ultimo riferimento lo avremo domani. Maria al pozzo, Maria c'è all'acqua. Già mi facevo notare che c'è Maria che indica le giare, il cane pieno di acqua. Maria, che è la donna delle donne, che è la madre, che porta nel grembo, nel pozzo, Verbo incarnato, Maria è alle acque di Cana, dove l'acqua viene mutata in vino, però troveremo Maria legata alle acque, Maria legata alle acque, lo vedremo nella storia della Chiesa, l'acqua di Maria e lo Spirito Santo. Maria porta l'acqua dentro, è sorgente di acqua viva. Se chi accetta l'acqua di Cristo è sorgente di acqua, la prima ad accettare l'acqua di Cristo è Maria che l'ha portata nel grembo. Se l'acqua è lo Spirito di Cristo, la prima che ha portato l'acqua nel grembo è Maria, è la Madonna delle acque. Non perché per nulla i santuari mariani hanno sempre l'acqua. A Lourdes scava, troverai l'acqua della guarigione. E così moltissimi santuari c'è l'acqua che accompagna Maria. Ma domani accenderemo a una fontana d'acqua che sgorga da Maria, la Madonna che lacrima. È l'acqua di Maria che redime il mondo, che salva il mondo, che guarisce. L'acqua che si fanno lacrime in Maria. Ma questo non è domani, non anticipiamo. Però dobbiamo legare l'acqua alla donna delle donne, a Maria. E celebriamo sempre la maternità di Dio vista nella donna e forse. Perché Dio è madre. E la donna ci si presenta Dio madre. La maternità di Dio vista nelle donne ai pozzi. Speriamo di poter scrivere qualche cosa su questo. Intanto raccogliamo tutte queste indicazioni e più che ragionarci sopra, contempliamo il mistero della donna al pozzo.
della donna vicino all'acqua, il mistero di Dio, che disseta l'uomo, e che serve dalla donna per dare al mondo Gesù e per dare al mondo la vita. La donna è chiamata a dare acqua al mondo, a dare Cristo al mondo. E il ministero della donna porge le acque. E poi il ministero di Maria, l'indico le idole, e l'acqua che Maria offre si poterà in vino per spirito. L'acqua che diventa spirito. Amen. E adesso faremo così. Pomeriggio, qui è scritto, momento di prenditare ore 16, 16:30 preghiera comunitaria. Faremo la preghiera comunitaria un po' più breve, un quarto d'ora, in modo che alle 16:45, massimo 17, celebreremo la Santa Messa, che non durerà molto, perché dopo la Santa Messa resteremo qui e procederemo al bagno nell'acqua luminosa, una preghiera silenziosa che serve come di ringraziamento alla Messa e si reca con la Messa, per cui dopo questo bagno nell'acqua luminosa noi belli freschi saremmo arrivati alle ore 19, 18:30 finisce, 19, partiremo qui per il viaggio alla Madonna, lo avremo un po' più al fresco, durerà mezz'ora, in modo che alle ore 20:30 al massimo possiamo essere a tavola. E allora nel pomeriggio abbiamo una breve preghiera di un quarto d'ora per galvanizzare un po' lo spirito nostro, subito la Santa Messa, dopo la Messa subito il bagno nell'acqua luminosa. Alleluia.